Ieri abbiamo fatto con la Commissione Sanità un giro negli ospedali minori della provincia di Caltanissetta, Mussomelli di mattina, poi nel pomeriggio Mazzarino e Miscenia a seguire. E altre date sono state fatte in precedenza, Noto, Paternò, ma ovviamente credo che la provincia di Enna non poteva essere tenuta fuori da questo giro, che sembra il minimo sindacale per un'amministrazione regionale che vuole mettere mano in maniera così seria alla riorganizzazione dei punti ospedalieri, anche per spiegare a chi amministra la città, perché poi deve dare risposte ai cittadini del territorio, ma soprattutto ai cittadini stessi, quale sarà il futuro. Oggi, in un incontro della Commissione Sanità, ho chiesto al presidente Di Giacomo, visto che noi come Movimento 5 Stelle diciamo, siamo orfani del rappresentante della provincia di Enna, quindi sono fatto carico di questa richiesta e vi comunico in anteprima, ma poi ci saranno le dovute comunicazioni istituzionali ovviamente del caso, e quindi il presidente della commissione, della sesta commissione parlamentare, telefonerà direttamente al sindaco o a chi ritiene più opportuno per quanto riguarda l'amministrazione comunale, di informarvi che il giorno 4 la commissione sarà all'aeroporto. Sarà anche ovviamente a Enna, perché come sapete il piano prevede l'accorpamento degli ospedali per quanto riguarda l'aeroporto con Nicosia, per quanto riguarda Enna insieme con Piazza Armerina. Questo per evitare la chiusura, perché la normativa nazionale in questo momento dice sotto i 100 posti letto l'ospedale deve chiudere. L'amministrazione regionale chiaramente avrebbe dovuto chiudere 37 ospedali in Sicilia, questa è un'ecatombe praticamente. Hanno avuto il buon senso di pensare immediatamente di fare questa operazione, di fare gli ospedali di tutti, perché per esempio Caltanissetta andrà con Mussomeli, Gela andrà con Miscevi, con Mazzarino, tutte le altre realtà della regione, quindi Enna, quindi Siracusa, Ragusa e quant'altro, tutte le altre province, sono combinate chiaramente alla stessa identica maniera. Si stanno tenendo in vita tutti gli ospedali. Ora la domanda successiva chiaramente che ognuno di noi si pone è questa: scongiurata la chiusura, quale destino è? Cioè, quale destino rimane in campo per gli ospedali? Perché è vero, da un po' non chiude più, ma non chiude rimane come? E infatti, quali condizioni, quali servizi saranno aperti? Perché vedete, ci sono delle, secondo me, delle sperequazioni di un territorio non indifferenti. Io faccio sempre, vi prego di scusarmi se faccio sempre il parallelo con la provincia di Caltanissetta, però da lì vengo e quindi i dati più ce li ho presenti lì. In provincia di Caltanissetta, ad esempio, non si diminuisce neanche un posto letto. Però com'è che si fa? Cioè, il dato totale è vero, hanno ragione, non si diminuisce neanche un posto letto. Però poi se andiamo a guardare il dato reale funziona in questo modo: che a Mussomeli gli arrivano 28, a Caltanissetta gli arrivano circa 20, a Mussomeli gli arrivano 6, a Niscemi gli arrivano una decina e Gela invece gliene danno 56, cioè quindi tutti meno e solo un ospedale più 56. Mi pare di aver capito che nella provincia di Enna la situazione non è diversa, cioè nel senso che anche qui c'è un depotenziamento di una serie di strutture ospedaliere, mentre una sola struttura ospedaliera non perde un posto letto, anzi, qualcosa in più gli arriva pure. E io penso che quando si gestisce una situazione del genere, la si debba gestire come quando si gestisce una famiglia. Nessun genitore toglie a tutti i figli e solo a uno invece, non solo gli toglie niente, ma gli dà anzi o cose così. Se si toglie a tutti. E con questa io credo che debba essere, mi permetto di proporlo all'autorevole Consiglio Comunale, ai cittadini, come già la prima richiesta che debba essere avanzata, che è una richiesta secondo me del tutto legittima. Innanzitutto, se c'è da perderci in provincia, ci perdiamo tutti in maniera uguale, se non c'è da perderci, non ci perde nessuno. Ma queste sperequazioni di posti letto, secondo me, non vanno minimamente avallate. Noi in Commissione Sanità, per le due unità che abbiamo come presenza di deputati, chiaramente ad una riorganizzazione del genere votiamo in maniera contraria. Seconda cosa, l'accorpamento degli ospedali riuniti pone un problema, che non è che ci può essere la duplicazione dei servizi.
Quindi l'accorpamento con Nicosia, se da un lato mantiene in vita anche l'aeroporto, dall'altro lato però determina il fatto che se a Nicosia c'è un servizio di chirurgia, è ovvio e normale che non può esserci neanche l'aeroporto. Questa cosa pone un problema, perché sapete bene che tutta una serie di servizi sono demandati all'esistenza di un reparto. Io penso che il ragionamento più normale, più ovvio, debba essere quello di capire di cosa abbiamo bisogno. Il pronto soccorso, secondo me, che deve funzionare, deve essere coperto in tutta la sua pianta organica. Faccio sempre il parallelo sull'ospedale di Caltanissetta, ma sono convinto che non troverò differenze in nessun ospedale della Sicilia. La pianta organica di pronto soccorso è decimata. Su 30 persone ce ne sono 17. E quindi significa che nel momento in cui c'è un afflusso totale di cittadini che richiede quelle cure, che richiede quei servizi, il servizio si ingolfa di suo e non cammina. Allora, la copertura della pianta organica, e quindi questa va richiesta più a voce, perché le direttive nazionali e regionali lo non solo permettono, lo impongono. Ci devono essere queste persone. Prima, posti letto dell'unità di medicina e dell'unità di chirurgia. Questa secondo me già è la base per avere una buona qualità di un servizio che deve essere chiamato tale, altrimenti stiamo parlando di ambulatorio, non è più ospedale. Cioè, mettiamoci una bella tabella, ambulatorio di aeroporto, ecco, non risolve il problema. Se lo dobbiamo chiamare ospedale, deve avere una razza perché deve essere chiamato così. E poi i servizi di prevenzione. Molti ospedali ormai nei tempi si sono visti chiudere, ad esempio, i punti nascita. L'aeroporto credo che sia uno di questi. Non si torna più indietro perché ormai dopo anni che si è persa una battaglia, chi al tempo c'era e ha permesso questa cosa, purtroppo si è lasciato perdere un treno. Però quantomeno la prevenzione sul territorio la dobbiamo mantenere. La prevenzione significa che ci deve essere un buon servizio almeno di ginecologia, dove le persone che sono in gravidanza devono avere almeno sotto casa la possibilità di essere continuamente monitorate. Laddove poi si arriva al momento del parto, si può concordare di spostarsi in una struttura o in un'altra. Cioè, insomma, la messa in sicurezza del paziente, che poi può essere trasportato. Tutto questo ragionamento però ha un problema di fondo. Che deve, questo ragionamento deve fare pugni purtroppo con il territorio che abbiamo, perché la provincia di Caltanissetta non è diversa con la mia. Strade non abbiamo, percorrere 20-25 km a volte diventa un problema insormontabile, soprattutto in periodi invernali come questo, dove il maltempo riduce tutta una serie di condizioni per le quali spostarsi diventa anche pericoloso, se non addirittura impossibile a volte. Non è che ci dobbiamo guardare, purtroppo in questo territorio viviamo, in questo territorio dobbiamo fare i conti anche con la nostra. Però tutto questo ragionamento per concludere che faccio è provvedere, dico solo ad una cosa: noi a questa commissione che arriva dobbiamo fare una richiesta che sia una richiesta possibile, perché se chiediamo la luna otterremo semplicemente risate in faccia. Noi dobbiamo chiedere qualcosa che realmente possiamo sostenere sul territorio, che i numeri di un ospedale sul territorio possano giustificare. E ieri, vedete, a Niscemi si parlava del punto nascita, un consigliere comunale uscì, no, il punto nascita, noi non possiamo ammettere e rinunciarci perché le nostre donne hanno diritto, hanno mio. Poi siamo andati a controllare, l'assessore quando è intervenuto, la signorina nel 2011, l'ultimo report del punto nascita di Niscemi, ci dice che nel 2011 hanno partorito a Niscemi 12 persone. Ah, io, perdonatemi, ma mia moglie ha partorito in un ospedale che fa 12 parti in un anno, non ce la porterei. Perché il problema del parto è un problema di casistica e a volte il medico che si trova di fronte ad un'emergenza la affronta, e se ne affronta 100, se ne affronta 200, se ne affronta 500, allora è una persona preparata che fa esperienza. Ma se non l'ha mai affrontato quel problema, io sto mettendo mia moglie nelle mani di una persona che non sa minimamente cosa deve fare. E è la cosa che veramente mi preoccupa. Per questo poi c'è quella mobilità verso l'esterno, perché dice sì, vero. Voglio il punto nascita, però io non voglio rapportarmi per panni, per una mano, per una richiesta ferma. Perché oggi ho chiesto a
ai movimentisti, insomma, agli amici del Movimento 5 Stelle di Roncorte di chiedere se potevo intervenire, insomma, se poteva essere utile il fatto di essere qua. Per dirvi che siamo pronti ad appoggiare la battaglia del territorio, ma che sia una battaglia che porti con sé una richiesta da costruire assieme, o se ce l'avete già pronta, ma che sia una richiesta però fattibile, una richiesta che abbia i piedi e anche i numeri per camminare. Allora lì siamo pronti a fare una battaglia molto, molto seria, anche al Parlamento regionale, per non lasciare indietro quello che è un territorio che ha la stessa dignità di tutti gli altri territori, perché non esistono cittadini di serie A e di serie B. O nel momento in cui un governo regionale sancisce che esistono cittadini di serie A e di serie B, certamente noi, per nostra indole, ci schieriamo con i secondi, perché non vogliamo che nessuno venga lasciato indietro con la scuola.